è svolto a Macerata il seminario Le città del futuro e il futuro delle città, organizzato dall'ANCI Giovane delle Marche. Siamo al terzo dei 5 appuntamenti che si stanno svolgendo nelle varie province marchigiane, rispondente al più ampio progetto di formazione degli amministratori del domani. Alla presenza di illustri relatori si è parlato di riforma del patto di stabilità, di federalismo fiscale e del futuro delle nostre città alla luce delle nuove riforme varate dal governo. Come ANCI Giovani Marche, nel momento in cui abbiamo lanciato questo progetto, appunto il progetto si chiama Il futuro delle città, ci siamo detti, visto che appunto siamo in un momento di grande difficoltà, soprattutto per le amministrazioni comunali, vogliamo provare come giovani amministratori, quindi sotto i 35 anni, coloro che un domani auspicano di essere anche appunto gli amministratori del futuro delle nostre città italiane, di fare un progetto che elevi un po' anche i temi. Infatti abbiamo scelto tutta una serie di temi attraverso un ciclo di seminari. Questo è il terzo che facciamo qui appunto nelle Marche, lo facciamo proprio a Macerata, e in questo caso abbiamo scelto il tema del federalismo. Oggi, con tutte le manovre, con tutte le, il contenimento anche delle spese, soprattutto anche l'accentramento poi alla fine anche delle risorse, la parola federalismo sembra quasi ormai morta. Quindi ci siamo detti, cerchiamo di elevare un po' l'asticella del dibattito e di ragionare su temi che saranno per noi utili in futuro per poter fare delle scelte in maniera forte e decisa. Oggi il cittadino, se chiede comunque qualcosa, non va sicuramente a Roma a chiederlo, ma bensì bussa alla porta del sindaco. Quindi sicuramente un percorso che procede nell'ottica anche di avere maggiore autonomia rispetto alle maggiori risorse è sicuramente positivo. Federalismo è fondamentale e importante, perché in realtà abbiamo concentrato tutte le tasse presso lo Stato centrale e gli enti locali, regioni in testa, che riscuotono solo il 10-15% del totale delle tasse, mentre dal lato della spesa lo Stato centrale spende direttamente il 47% del totale, regioni e enti locali spendono il 53%, quindi abbiamo scollato l'essenza di uno Stato di diritto, della democrazia, del rapporto diretto dei cittadini col governo, nel senso che il cittadino che paga le tasse deve sapere a chi le paga e a fronte delle tasse che paga quell'organo di governo che cosa gli dà in termini di servizi. Questa è la situazione nella quale abbiamo vissuto per 30 anni, che ha portato poi all'esplosione del deficit pubblico, della spesa pubblica, agli sprechi, alle malversazioni, alle ruberie, cioè a quello che due settimane fa la Corte dei Conti, organo costituzionale della Repubblica Italiana, ha indicato dicendo: nella spesa pubblica ci sono 60 miliardi di corruzione. Il federalismo è la riforma strutturale che serve per far capire chi preleva le tasse, quali servizi dà, in modo tale che il cittadino possa controllare se dentro quel servizio che gli viene fornito, prendiamo la sanità, è effettivamente salute del cittadino o ruberia di chi gestisce la sanità. Dall'altra parte però occorre che la politica, e questo è urgentissimo, abbia il coraggio di dire basta. Non si può più andare avanti in questo modo, perché si vede l'economia frena, andiamo sotto zero, la disoccupazione aumenta, e allora bisogna tagliare le unghie a quella forma di spesa pubblica perché quelle risorse possano essere date alle famiglie, alle imprese, agli investimenti, ai giovani, alle donne, cioè per fare crescita economica. Questo è il nodo vero che abbiamo di fronte ed è urgentissimo farlo questo entro giugno, perché altrimenti a settembre-ottobre, con la crisi che è in atto, con le previsioni che purtroppo man mano si autorealizzano, cioè il Fondo Monetario dice che avremo meno 2% di crescita, bene, qualcuno in autunno ci verrà a dire che causa il crollo della produzione e dell'occupazione c'è un nuovo buco di bilancio nel 2013, e allora magari qualcuno si chiederà una manovra aggiuntiva, che tra l'altro è già prevista e decisa, sono i 2 punti di IVA in più. Quindi se per tappare ogni volta il buco aumentiamo le tasse, questo provoca un ulteriore freno nella crescita economica, l'anno dopo ci ritroveremo con un altro buco. In questa fase il futuro ci vuole degli anni per pensarci con concretezza, perché l'Europa entra in una fase di recessione, l'Italia centrerà l'Europa, il fiscal compact è troppo stretto, questo recupera al 60% del debito, ci dovevano essere strumenti intermedi, quindi è dura, cioè chi amministrerà dovrà cercare veramente il consenso e un serio rapporto con i cittadini. Speriamo che il governo tecnico e le forze che sostengono Monti modifichi il patto di stabilità. I comuni hanno l'obbligo di stare
15,6 di percentuale sulla spesa corrente del 2006, 2007, 2008, vuol dire che ci hanno complessivamente 6 miliardi e 9 che non possono utilizzare nella loro cassa, e nasce il meccanismo dei pagamenti in ritardo, si blocca i lavori e quindi bisogna in tutta questa fase pensare a una politica non recessiva, cioè perché i comuni sono anche loro un volano degli investimenti.